Ok, allora, cotte in forno, fritte. Inutile dire che la differenza c'è, ma vediamo di gusto come sono. Ma tu sei fan della patata o della zucchina? Se ti piacciono tutte e due, perfetto, perché oggi le mettiamo dentro delle polpette. Tutto quello che ci servirà sono pochi semplici ingredienti: zucchine, patate, aglio, menta fresca, formaggio grattugiato, uovo, pan grattato, va bene anche senza glutine, sale, pepe e olio. Iniziamo? Come prima cosa ci occupiamo delle nostre patate. Le tagliamo a tocchetti e andiamo a cuocerle in microonde. Oggi vi faccio vedere un trucco proprio zero sbatti se non ci avete voglia di aspettare che cuociono. Basterà metterle in un contenitore adatto a microonde, 2 cucchiai d'acqua, copriamo con pellicola alimentare adatta al microonde, bucherelliamo, potenza 750-800 e in 10 minuti saranno pronte. Ora torniamo dalle nostre care amate zucchine. Le grattugiamo, ma prima ci tagliamo le estremità. Scegliete voi, grana sottile, grana grossa, ci mettete un'eternità, fate prima. Indovinate quale scelgo io? Ok, pronte. Le abbiamo tritate, ora cosa andiamo a fare? Le mettiamo in un canovaccio pulito e le strizziamo. Mi raccomando, non saltate questo passaggio, non siete più pigri di me perché è importante per una buona riuscita delle polpette. Le mettiamo nel canovaccio, le strizziamo bene in modo che perdano tutta l'acqua e non la rilascino poi all'interno delle polpette, così non si spaccano. Guardate quanta acquina hanno tolto. Piccola chicca, se ci mettete nell'agar-agar, fate una bella gelatina di zucchine per i vostri piatti. Ok, le patate sono pronte, le zucchine sono grattugiate, mettiamo tutte insieme in una ciotola. Ok, abbiamo unito patate e zucchine, aggiungiamo la restante parte degli ingredienti, quindi formaggio grattugiato, pan grattato, per me senza glutine, menta che ho già tritato, uovo, noce moscata e aglio. Se non vi piace l'aglio, omettetelo oppure potete utilizzare l'erba cipollina. Siccome oggi ero un po' indecisa, ho pensato di fare metà polpette fritte e metà polpette al forno. Ok, quindi iniziamo, spolpettiamo, anzi, come prima cosa, pan grattato sul tagliere. Io non so se esiste una tecnica vera e propria per fare le polpette, l'ho imparato da mia nonna, poi da mia mamma, mi obbligava ad aiutarla. Quindi boh, io faccio un po' così, con l'impasto, un po' così, queste qua saranno super buone perché si farà la crosticina fuori e dentro rimarranno belle morbide grazie alla patata. Se non avete le patate o non avete sbatti di farle cuocere perché magari non ci avete il microonde, insomma, non avete voglia, usate la ricotta. Stessa quantità di ricotta, se non avete la menta, metteteci il basilico, la maggiorana, il prezzemolo, l'aneto, quello che avete in casa. Se non avete le zucchine, non fatele. Ok, l'ultima delle polpette che cuocerò in forno è pronta. Le andiamo a cuocere a 180 gradi per circa 25 minuti, finché non le vedete ben dorate. Trick di Lello per capire se l'olio è pronto per friggere. Un po' di pan grattato dentro. Se sfrigola è pronto. Ok, allora, cotte in forno, fritte. Inutile dire che la differenza c'è, ma vediamo di gusto come sono. Da quell'inizio. Famo fritte. Queste fritte, top. Farò il sacrificio di assaggiare anche per voi quelle al forno per cogliere le differenze. Guarda che crosticina hanno fatto sotto. Allora, devo dire che quelle al forno si sente che sono più leggere. Non me l'aspettavo, ma la crosticina è venuta, quindi secondo me super approvate entrambe. Semplicemente scegliete la modalità che preferite voi. Per me vanno bene entrambe, grazie.